Quanti tipi di energia conoscete? Ve lo chiedo perché per buona parte delle nostre azioni quotidiane forse non lo sapete, ma c'entra l'energia. Vi faccio un esempio. Quando stringete la mano ad un'altra persona, in realtà, e in un certo senso, non siete voi a farlo. Sono gli elettroni che interagiscono tra di loro. La stessa cosa vale per una carezza, per un abbraccio, per qualunque contatto tra esseri umani. È tutta una questione di energia elettromagnetica. Cosa sto cercando di dirvi? Che è giunto il momento di esplorare davvero di cosa siamo fatti. Sapete, siamo fatti di materia, ovvero di tante piccole molecole composte da atomi che all'interno del loro nucleo ospitano protoni e neutroni attorno ai quali ruotano gli elettroni. Perché ve lo sto dicendo? Pensate alla vostra quotidianità, la preparazione di una torta, la costruzione di un mobile, un bacio, una partita di tennis e così via. In tutti questi casi sono in gioco due forze dell'universo, quella elettromagnetica e quella gravitazionale. Se la vedete in questo modo, diventa tutto un po' più interessante, non è vero? Le energie e le trasformazioni con cui abbiamo a che fare ogni giorno sulla Terra riguardano gli strati esterni dell'atomo, cioè gli elettroni. Insomma, è una questione di chimica. E voi starete dicendo, bene, anzi benissimo, ma i nuclei? I nuclei entrano in gioco proprio in relazione all'energia di cui vi voglio parlare oggi. Si chiama energia da fusione e riguarda la parte più interna dell'atomo. E allora superiamo gli elettroni e dirigiamoci verso il nucleo. Infatti è proprio qui che troviamo le forze alla base del processo che tiene acceso il Sole e che gli permette di produrre la sua energia. Stiamo parlando di un processo che fonde due elementi leggeri che unendosi emettono energia. Se qualcuno di voi, sentendo parlare di nuclei e atomi, ha pensato a un altro processo che si chiama fissione e che è l'energia del nucleo usata fino ad oggi, ecco no, stiamo parlando proprio dell'esatto opposto. In quel caso, infatti, andiamo a separare un atomo pesante per ottenere energia con un processo completamente diverso. Con la fusione, invece, vogliamo immaginare un pianeta che trae ispirazione dal Sole per allinearsi sempre di più alle energie presenti nell'universo. Si tratta davvero di una grande sfida, perché una volta portata a livello industriale permetterebbe di generare una grande quantità di energia, sicura, virtualmente illimitata e a zero emissioni. Oggi mi sento un po' poetico. Unire, in fondo, è un concetto che preferisco sempre al suo contrario, separare. Ed è una parola che ci accompagnerà per tutto il nostro viaggio, perché è l'azione che caratterizza l'energia da fusione. Prendere confidenza con essa ci avvicina un po' di più alle stelle e anche al nostro futuro, a cui si sta lavorando con passione e dedizione, concretamente, ogni giorno, grazie alla scienza e alla tecnologia.